Il sindaco di San Severo, Francesco Miglio, alla Camera dei Deputati per la presentazione del disegno di legge sull'istituzione della sede staccata della Corte d'Appello a Lucera. Sì, siamo qua perché la nostra terra vive un momento molto particolare. Gli esperti parlano di una criminalità ormai organizzata, con delle connotazioni mafiose. Credo che ci siano tutti i presupposti per avere la sede distaccata di Corte d'Appello a Foggia, quindi la sede di Lucera, avendo a disposizione sin da subito un immobile già nella disponibilità del Ministero della Giustizia, si presta meglio di ogni altra ad ospitare la sede distaccata di Corte d'Appello. Ma poi questa istituzione porta con sé dietro tante altre conquiste e presidi di giustizia importantissimi, come la Direzione Distrettuale Antimafia, il Tribunale per i Minorenni e tutta un'altra serie di presidi di giustizia di cui il nostro territorio ha necessità assoluta in un momento di bisogno, e credo che il legislatore a questo punto non possa lasciare inascoltate queste giuste rivendicazioni. Alla Camera dei Deputati viene presentato oggi il disegno di legge per l'istituzione della sede staccata della Corte d'Appello a Lucera. Ne parliamo con il primo firmatario, l'onorevole Nunzio Angiola. Sì, il tema della geografia giudiziaria è un tema che preoccupa tutti i cittadini di Capitanata. Con l'approvazione della riforma della giustizia penale, la famosa riforma Cartabia, si è aperto un capitolo molto importante, quello della revisione della geografia giudiziaria rispetto al secondo grado di giudizio, cioè delle corti d'appello. E sollecitato dal territorio della provincia di Foggia, mi sono fatto parte attiva e diligente per presentare questa PDL che può dare una risposta veramente molto importante rispetto al diritto di ottenere giustizia, che è un diritto spesso e volentieri trascurato, non assicurato ai cittadini della provincia di Foggia. Siamo qui oggi con il sindaco di Lucera, Giuseppe Pitta, il sindaco di San Severo, Francesco Miglio, proprio per fare squadra, perché questa è una grandissima battaglia di civiltà giuridica, di civiltà in generale. Presentazione del disegno di legge sull'istituzione della sede distaccata della Corte d'Appello a Lucera, ecco il sindaco della città Sveva Pitta. Ringrazio l'onorevole Angiola, il collega Miglio. Siamo qui oggi alla Camera dei Deputati per far sentire forte il grido del territorio di Capitanata che ha il diritto ad avere una sede distaccata di Corte d'Appello. Ha il diritto ad avere una sede distaccata perché ormai territorio di mafia, territorio di attività criminose. Ci sono città sciolte per mafia, ci sono continui attacchi alla giustizia. Quindi credo che oggi il legislatore non possa fare a meno che ascoltare questo grido motivato di avere un presidio di giustizia nel nostro territorio. La parola lo sapevo, lo sapevo. Sì, grazie, buon pomeriggio a tutti voi. Sono molto lieta di aver appreso, seppure con scarso preavviso.